Io non ho parole, certe volte vi fate infinocchiare a tal punto che fate esplodere internet. Cioè, ragazzi, oggi hanno fatto praticamente il video delle Iene, quello dove hanno messo praticamente Nadia Toffa, ha messo il suo servizio sul Giappone, ma soprattutto non un servizio sui manga, neanche un servizio sugli anime, bensì è stato un servizio sulla questione della pedopornografia, o ancora meglio, quella famosa questione se i prodotti che vengono animati, che vengono prodotti in manga, che rappresentano bambine, rientrano in quella fascia che entra nella pedopornografia. E compreso questo, anche tutti praticamente gli eventi legati a quello che poi rappresenta. Diciamo così, Akihabara o il mondo generale del Giappone con le ragazzine made in mezzo alla strada che attirano i clienti. Insomma, quello che ha fatto Nadia Toffa è ovviamente un po', diciamo così, cercare di riassumere tutta questa situazione. Quello che mi ha fatto veramente ridere è che con un teaser iniziale fatto apposta per essere clickbait, internet sia esploso. Ah, faranno un video in cui denigreranno i manga. Ah, faranno un video in cui si dirà che il fumetto fa schifo. Ah, nel video dice, attenzione, che i manga sono sesso. Quando non hanno forse sentito in italiano la parola anche, perché ovviamente se di una maxi categoria c'è un ambito molto grande che è riferito al sesso, ha senso dire i manga sono anche sesso, perché è ovvio che rientrano in quella grande categoria. Se una delle grandi, se io gli dicevo i manga sono anche battle shonen, cioè, ha senso questa cosa, non è da condannare, è vero, ci sono tanti battle shonen, i manga sono anche battle shonen, così anche i manga sono anche sesso, perché la categoria hentai è una categoria vastissima che rappresenta tantissimo. Ma allora dove sta la critica di fondo? Allora, insomma, quello che ci è stato presentato oggi è ovviamente un video molto particolare. Un video in cui lei parla di tutto e di più, ma non tanto, non neanche andrebbe considerato un video del genere. Allora, innanzitutto, qua mi sono scritto un paio di cose. Parla dell'Enjokosai. Cos'è l'Enjokosai? Praticamente è un fenomeno giapponese dove ragazzine dai 12 ai 17 anni, praticamente di loro spontanea volontà, lavorano facendo delle accompagnatrici, ovvero prendono le persone più grandi e attraverso regali in soldi o proprio regali fisici e scambiano con loro favori sessuali, compagnia, tutto quello che ne compete. Qual è l'errore del video della Toffa? Ovviamente l'errore è che lei ha preso come immagini di repertorio, come esempi, le maid che fanno praticamente da promoter ai loro locali. Ma non è neanche tanto sbagliato perché molti casi documentati erano praticamente loro stesse, molte maid, molte diciamo ragazzine a fare questo. Quindi la cosa che mi domando è dove sta la novità? Cioè, non c'è da stupirsi, sono cose risapute del Giappone, che tutti fanno. Io posso capire se una persona non conosce la situazione e allora ne viene a conoscenza e dice: ah, ma questa cosa è scandalizzante, proprio scandalosa. Ma qua, dov'è lo scandalo di una cosa che si sa, di un fenomeno famosissimo? E quello delle bambole poi, per esempio, è una cosa risaputa. Quello dell'Ovotel è una cosa risaputa. Ma scusa, ma allora dove sta la novità? Dove sta tutto questo scandalo? Lo scandalo sta perché ha fatto un servizio sul Giappone e sui suoi lati negativi? Vero? Cioè, quello è il problema? Non lo sappiamo che il Giappone ha 50.000 lati positivi e altri 150.000 negativi. Cioè, ragazzi, veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un servizio mediocre dove parlano di idol? Sì, parlano anche di idol tredicenni. Dove
di idol 14enni, e poi vanno, la toffa va a chiedere alle persone in giro quanti anni hanno, e neanche capisce che una dice che ha 19 anni e lei pensa che ne ha 15. Sì, vabbè, quella tizia gli ha detto che aveva 19 anni, lei ha detto 15, vabbè, lasciamo perdere. Ma una cosa molto interessante, secondo me, è il punto interrogativo che ha fatto la Toffa alla fine del video. Queste rappresentazioni, questo modo di idealizzare, diciamo, la figura della bambina anche in persone più grandi, è un deterrente oppure è un modo per nascondere la pedopornografia, la pedofilia in generale? Ovviamente questa cosa è un grande interrogativo, è un modo per farci vedere, farci avvicinare alla cultura giapponese, perché purtroppo anche questo rientra nella cultura giapponese, e farci capire, farci riflettere sul modo di vedere loro la vita, se è giusto, se è sbagliato. Ragazzi, ma perché stiamo parlando di questo video? Cioè, seriamente, vi siete veramente mossi sull'internet per un video del genere? Io sono sconvolto. Veramente, ma di che stiamo parlando? Ma il video è davvero così pessimo? Sinceramente, per me non è così. Devo dirvi la verità, sono rimasto molto deluso da in linea generale il comportamento dei fan, perché mi aspettavo più maturità proprio nel porsi in questa situazione, soprattutto poi quando vengono evidenziati dei reali problemi, ripeto, con delle immagini di copertina abbastanza discutibili, con Kaminari che ha detto praticamente il nulla all'interno di quel video, insomma, ci sono state tante cose, ma rientra nella mediocrità dell'opera chiamata Le Iene. Nulla di cui stupirsi. Disinformazione, sì. Hanno parlato di roba in modo generale, senza neanche approfondire. Cioè, per voi, sinceramente, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Bene, vi saluto. Questo per me è un video così che ho fatto solamente per farvi capire che le critiche sono inutili in questo momento. Non c'è niente da criticare. Riguardate il video, riguardatelo più volte, l'ho visto o due o tre volte prima di fare quest'altro video, e rimango sempre sconvolto da come si sia mosso l'internet contro la Toffa per un video mediocrissimo che dice delle cose, ripeto, con delle immagini magari di repertorio, con delle idee magari un po' confuse, che può essere disinformazione, ma sicuramente ha cercato di evidenziare un problema. Che poi magari è di un'altra zona di Togo, ma sempre un problema rimane, sempre delle minorenni rimane. E quindi, boh, alla prossima. Ciao!